Enzo Diacchetti, Salone Margherita, direttore artistico. Cosa voler di più per questa Roma capitale? Diacchetti, come ti approcci a diventare direttore artistico di questa grande e monumentale realtà? Beh, è intima nonostante tutto, è per questo che mi sono spaventato poco. È un teatro che ha bisogno di cose nuove, di freschezza, di talenti, di giovani, insomma abbiamo spaziato, abbiamo fatto un programma... Senza nulla togliere però a Pier Francesco Vincitore. Assolutamente no, perché tra l'altro lui è il primo che apre la stagione e quindi il grande omaggio è suo, forse la tenitura più lunga. Poi però era giusto anche aprire i varchi ai giovani, alle nuove proposte, a tanti tipi di comicità. Infatti lui è un promotore di grandi e giovani talenti, lo si è visto anche al Teatro di Spazio, spettacolo Omar e Erika. Voglio dire, bisogna credere nei giovani, giusto? Ah beh, io vivo per questo, se no me ne starei alle Maldive a fare i fatti miei e non butterei se lo via potrebbe permettere. E non butterei via denaro, invece faccio il produttore, creo posti di lavoro e però mi sento meglio così. Allora, partenza si può dire leggermente sottotono, nel senso che ci sono giovani e poi entreranno anche i grandissimi. Beh, sì, sottotono parzialmente, perché poi sono giovani già conosciuti in televisione, poi ci sono i pezzi grossi tra virgolette, Giacomo Covatta, di Oblivion, questo Enzo Iacchetti che poi Enzo Iacchetti canterà Gabber. E quindi... No, ce n'è belle per ragazze soprattutto, perché quelle non mancheranno. Sì, sì, sì. Nel parco, c'è... si può dire nel parco giochi di Iacchetti in questo caso. No, nel mio spettacolo purtroppo non No, nel parco giochi nel senso... Nel Salone Margherita ci sarà modo anche di vedere il burlesque, di vedere tanti tipi di show. Vogliamo creare un teatro... diverso da tutti gli altri teatri. Super impegnato in teatro e a televisione, quindi 40 giorni di Striscia la Notizia. Possono bastare. Grazie Enzo e auguri. In bocca al lupo, si dice merda esatto. Teatro, lo diciamo. Esatto. Va bene. Lo puoi dire tu? Merda. Per Spettacolando TV. Ciao e grazie. Ciao.